presentato all'Emiciclo il programma degli eventi estivi che coinvolgerà i quattro parchi letterari abruzzesi: Gabriele D'Annunzio ad Anversa degli Abruzzi, Benedetto Croce a Monterodomo, Pescasserole e Raiano, Ignazio Silone a Pescina e Ovidio a Sulmona. Hanno preso parte alla conferenza il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore al bilancio Mario Quaglieri ed il presidente nazionale dei parchi letterari Stanislao De Marsanic. Il programma è ricco, ma è un programma questo che presentiamo oggi che è piuttosto estivo. In realtà la cosa bella è che questa rete dei parchi letterari d'Abruzzo, ormai riconosciuta dalla regione, è già attiva da tempo. Le attività già dall'inizio dell'anno, senza andare indietro nel tempo, sono moltissime e moltissime saranno quelle che ci aspettiamo. Dal premio letterario Benedetto Croce alle iniziative di tutti e tre parchi, tutti e tre comuni legati a Benedetto Croce, Pescina è importantissimo, il premio dedicato a Ignazio Silone, ma anche la Casa Museo Mazzarino a breve avrà degli appuntamenti interessantissimi. Il parco letterario storico dedicato a Gabriele D'Annunzio, che cerchiamo di allargare anche con visione su Pescara, con un'attività estiva incredibile che segue anche all'attività delle Gole del Sagittario, delle Riserva Statale delle Gole del Sagittario, già ben avviata durante tutto l'inverno, e fino ad arrivare a Sulmona che con Ovidio sta piano piano mettendo in rete tutte le numerose attività legate al poeta latino, e il parco letterario serve per creare una forma, una cornice, diciamo, che organizzi e mette in ordine tutte le splendide attività del comune di Sulmona. E devo dire la regione Abruzzo e i parchi letterari d'Abruzzo stanno diventando un esempio anche per altre regioni. Ho portato pochi giorni fa l'esempio della legge regionale al Consiglio regionale, alla Regione Basilicata, lo stesso fatto con la Regione Veneto e adesso è in visione anche alla Regione Lombardia. E piano piano appunto il nucleo dei parchi letterari d'Abruzzo sta diventando un esempio di squadra e di rete che riunisce poi una serie di altre reti locali, e tutto deve essere assolutamente a favore delle singole comunità. Non a caso si chiama Cultura delle Comunità, il nostro progetto generale.